Buonasera a tutti, oggi giovedì 7 maggio 2020, sono le ore 20, eccoci al nostro puntuale, consueto appuntamento per fare il punto sulla situazione emergenza coronavirus a Mussomeli. Vi dico da subito che proprio nel pomeriggio, a metà pomeriggio, ho ricevuto comunicazione da parte del direttore generale dell'ASP di Caltanissetta che i due tamponi che sono stati ripetuti a un ospite e a un operatore della comunità alloggio per disabili di Casa Rosetta sono risultati negativi. I due tamponi che sono stati effettuati questa mattina si sono resi necessari in quanto, come sapete, sia tutti gli ospiti e 5 operatori su 7 della comunità alloggio erano stati sottoposti sabato scorso a tampone, appunto. Questi due, quindi un operatore e un ospite, erano risultati negativi, ma la quantità di materiale organico che era presente nel tampone era così bassa da mettere in dubbio il risultato e pertanto si è ritenuto necessario ed opportuno ripetere questa mattina nuovamente i tamponi e come vi dicevo, oggi pomeriggio sono arrivati i risultati e i due tamponi risultano negativi. Ovviamente continua quindi l'isolamento obbligatorio da parte sia dei 10 ospiti che da parte dei 5 operatori socio-assistenziali e socio-sanitari presenti all'interno della struttura, al termine del quale isolamento si procederà a un nuovo tampone, così come prevede il protocollo sanitario provinciale. Come tutti voi sapete, infatti, coloro che sono in isolamento obbligatorio, sia che si tratti di cosiddetti isolamenti geografici, obbligatori geografici, cioè tutti coloro che rientrano da fuori Sicilia e vengono in Sicilia, sia coloro che sono isolamenti obbligatori perché da contatto con persone positive, dicevo, in entrambi i casi. Il protocollo prevede che vi sia un isolamento della durata di 14 giorni, al termine del quale isolamento si viene sottoposti a tampone in attesa ovviamente dell'esito. Chiaramente questo è opportuno e necessario, quindi al termine dei 14 giorni, perché come tutti voi sapete l'incubazione del virus i dati ci dicono e tutti diciamo, i rapporti medici ci dicono che si sviluppa in 14 giorni, quindi fare il tampone alla fine dei 14 giorni ci consente di affermare con una ragionevole certezza che si tratta appunto ormai di persone che si sono negativizzate, quindi o risultano negative già a monte. Continueremo ovviamente a seguire le vicende legate a questo isolamento di questa comunità alloggio, così come d'altro canto continueremo a seguire anche il prosieguo della campagna di tamponi che si sta effettuando, come sapete, in tutte le strutture socio-assistenziali e in tutte le strutture socio-sanitarie presenti nella provincia. Nelle ultime 24 ore non si registrano a Mussomeli casi ulteriori positivi, quindi diciamo, siamo fermi sempre al dato di diversi giorni fa, quindi abbiamo la presenza dei 6 operatori sanitari che sono risultati positivi della lunga degenza, la presenza dei 3 pazienti risultati positivi sempre nel reparto di lungodegenza,
E poi la presenza di due soggetti positivi, cioè un ospite e un operatore della comunità alloggio disabili per disabili psichici, appunto di Caltanissetta. Quindi diciamo il dato è ormai stazionario da diversi giorni, mentre, come dicevo appunto, si continuano a effettuare i tamponi. Come ho avuto modo di dire ieri e anche nei giorni scorsi, maggiori tamponi vengono effettuati, più alta è la probabilità di trovare casi di positivi asintomatici nel territorio. È molto verosimile, molto probabile che vi siano positivi asintomatici nel nostro territorio, così come anche in altri comuni, e questi vengono fuori solo ed esclusivamente per il fatto che aumentano i tamponi che vengono effettuati nel comune nostro, così come in alcuni altri comuni, perché questa campagna, ricordo sempre, si sta facendo solo in quei comuni dove insistono e dove sono presenti strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie. Quindi il fatto che ci siano alcuni comuni nei quali emergono più positivi asintomatici è dovuto al fatto appunto perché questi comuni sono sede o di strutture sanitarie come l'ospedale o di strutture socio-sanitarie come e socio-assistenziali come comunità alloggio, case di riposo in generale. Quindi dicevo, il nostro auspicio rimane quello che il dato continui ad essere stazionario e anzi regredisca man mano che le persone che sono in isolamento cessano il loro isolamento. Oggi ho effettuato un giro assieme ai vigili di perlustrazione all'interno del nostro centro urbano, così come d'altro canto fatto in questi giorni dal Corpo di Polizia Municipale, e devo dire che ho verificato, devo registrarlo purtroppo, la presenza di diverse persone sfornite di mascherina, quindi in giro senza apposita mascherina, così come la presenza di diverse persone che svolgono attività motoria, anch'esse senza il rispetto della regola del distanziamento sociale, cioè il metro di distanza obbligatorio. Lo ripeto ancora una volta, l'ho già detto ieri e l'altro ieri, lo ripeto questa sera per l'ennesima volta. Il nostro approccio deve essere molto prudenziale, soprattutto in questa fase, dove ci sono più persone in giro. Prudenziale, e dobbiamo comportarci come se ciascuno di noi fosse positivo, se ciascuno di coloro che abbiamo di fronte fosse positivo. Il rischio di contagio diventa più alto ed è proprio per questo che abbiamo la necessità di rispettare le regole che già ieri ho esplicitato e che ricordo ulteriormente per l'ennesima volta nuovamente questa sera. La prima regola è quella del distanziamento sociale, quindi essere a 1 metro di distanza dalla persona che abbiamo di fronte. La seconda regola è quella di utilizzare la mascherina soprattutto nei luoghi chiusi. La terza regola è quella di lavarsi le mani spesso, quindi con frequenza e con insistenza. E poi la quarta regola, quella principale, su questa voglio soffermarmi qualche secondo in più. La quarta regola è: si può uscire solo e esclusivamente per motivi validi. Quali sono i motivi validi? Per motivo di lavoro, per motivo di salute, per
motivi di esigenze essenziali. Tra le esigenze essenziali vi rientrano l'acquisto dei beni di prima necessità e le visite ai propri congiunti. Queste sono le uniche motivazioni per poter uscire dalla propria abitazione. Motivazioni che devono essere autocertificate, quindi bisogna avere l'autocertificazione. Dico questo perché ho notato la presenza di molti ragazzi in giro. Allora, è chiaro che anche i ragazzi possono uscire, ma solo se ci sono i motivi che ho detto prima. Non si può uscire se non si ha la giusta motivazione. Si può fare attività motoria e anche qui bisogna rispettare le regole che ci siamo detti, quindi mantenere il distanziamento sociale, almeno 1 metro, e avere la mascherina. Si può fare attività sportiva, mantenendo il distanziamento sociale, questa volta di almeno 2 metri. Ciò non significa che, e non voglio che passi il messaggio, che tutto è ormai alle spalle, che non ci sono più vincoli, non ci sono più regole, non ci sono più limiti. Non è così, quindi ripeto ancora una volta, si può uscire solo per le giuste motivazioni, che devono essere regolarmente autocertificate, quindi vi chiedo grande collaborazione, chiedo uno sforzo, un grande senso di responsabilità. È impossibile controllare tutti, lo abbiamo fatto in questi giorni, abbiamo anche effettuato diverse sanzioni amministrative, il Corpo di Polizia Municipale ha effettuato diverse sanzioni amministrative, ma capite benissimo che è impossibile controllare tutti, quindi è necessario che vi sia la vostra piena e totale collaborazione. Ovviamente con le forze dell'ordine e con il Corpo di Polizia Municipale effettueremo, come abbiamo finora fatto, i vari controlli. Ci occuperemo soprattutto del controllo relativo agli assembramenti, in modo tale che non vi siano assembramenti, quindi in modo tale da evitare gli assembramenti. Quindi vi raccomando di ottemperare alle prescrizioni che vi ho appena rappresentato e di come dire, collaborare così come avete fatto fino ad adesso. Stiamo proseguendo nella consegna di tutte le mascherine, ormai mancano solo 2 o 3 punti come la zona di Contrada Ponte e altre zone che ancora necessitano, la zona del Carmelo, altre zone che necessitano di essere fatte, però gran parte del paese ormai è stato servito e quindi gran parte dei cittadini ormai, delle famiglie ormai hanno ricevuto le mascherine che avevo già anticipato qualche giorno fa. Vi chiedo di essere ulteriormente responsabili per questi ultimi giorni. Spero che, ripeto, ormai con la coda di questa pandemia finisca quanto prima possibile, in modo tale da restituirci alle nostre vite ordinarie. Grazie a tutti voi, vi auguro una buona serata e ci riaggiorniamo domani.